Prima o poi dovevo atterrare sulla collinetta di Posillipo e l'azzurro, Azzurro Partenope, è indice della località e anche del fervore napoletano che ci vede quest'oggi in trasferta e ospiti piacevoli della cooperativa sociale L'Orsa Maggiore qui a Napoli sulla collinetta di Posillipo, dove si tiene il cosiddetto final work, ovvero il termine di un lavoro formativo per ragazzi vulnerabili, che è stato proprio fortemente voluto da questa cooperativa che si chiama, come ripeto, L'Orsa Maggiore, un progetto di formazione per aiuto cuochi e camerieri che si chiama La Casetta dell'Autonomia, con la direzione didattica dell'Accademia Nazionale Professioni Alberghiere. Eh sì, ragazzi che si sono formati e che in qualche modo danno le loro capacità verso queste nuove realtà lavorative. Beh, noi siamo loro ospiti anche a livello mangereccio, intanto ci godiamo o mare o sole e soprattutto o panorama e Napoli. Qui a Posillipo c'è il centro polivalente La Glorietta, che si rifà un po' alle gloriette dell'era rinascimentale, ovvero quelle aree, nei parchi, quei tempi dove si studiava, si meditava, dove si creava. E qui si creano tante belle realtà con la cooperativa sociale L'Orsa Maggiore, presieduta e ideata dalla signora Angelica Viola. Grazie. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei signora Viola, grazie per averci ospitati in questa cornice straordinaria dell'inseratura del Golfo di Napoli e qui lei a questa cooperativa sociale che è nata nel 1995 che oggi vede l'attestazione la, eh, di un corso di formazione, eh, la, casa la casetta dell'autonomia, di ragazzi di una certa vulnerabilità. Ce ne parla. Siamo in un bene confiscato alla Camorra. Il Parco La Glorietta, via Petrarca 50, ospita un centro diurno per giovani vulnerabili, frequentano le nostre attività circa 60 partecipanti. Oggi siamo molto emozionati perché 14 dei nostri ragazzi conseguono il diploma, a valle di un percorso sostenuto e finanziato dalla Fondazione San Zeno di Verona. Sì, da Verona sostengono i ragazzi con vulnerabilità, con storie di vita, soprattutto nella prima infanzia. Molto fragili, che all'interno dei percorsi socioeducativi di questo centro vogliono essere rinforzati. Aiuto chef e addetto alla sala sono i profili formativi che in collaborazione con. Lampa oggi verranno certificati. Una mattinata dunque all'insegna del, all della eh, concentrazione per i nostri 14 ragazzi che saranno impegnati nell'allestimento degli spazi ma anche nella preparazione di un articolato menu e eh, saranno quindi eh, oggetto di valutazione, esame e poi certificazione delle competenze. Ci sarà una giuria tecnica che valuterà questi ragazzi il loro lavoro sia in sala che come aiuto cuoche, alcuni dei quali sono stati già acquisiti per certe collaborazioni saltuarie da aziende qui del Napoletano. Periodicamente i ragazzi del centro La Gloriette sono disponibili a sperimentarsi in occasioni professionali e di volontariato a supporto della dimensione dell'accoglienza e del benessere in altre strutture. Sì. Beh, voi cercate anche di collocare questi ragazzi, cioè quello poi che è il passaggio diciamo, più funesto, chiamiamolo così, non soltanto per i ragazzi che vengono formati all'inclusione sociale come loro, ma anche per i normodotati, chiamiamoli così, tra la formazione e il mondo del lavoro. Voi fate anche da anello di congiunzione? La nostra ambizione è esattamente questa: sostenere i giovani vulnerabili nel dialogo col mondo produttivo, lavorare cioè nella dimensione dell'integrazione lavorativa e sociale dei giovani più fragili di questa nostra città, dialogando col mondo dell'impresa, acquisendo professionalità ma anche eh, testimoniando eh, qualità delle prestazioni lavorative e abnegazione. Beh io non mi faccio scappare l'occasione perché al di là dell'evento di quest'oggi vi vedo molto ferventi, fibrillanti, emozionati, quasi empaticamente coinvolti come i ragazzi perché oggi è un esame nel vero e proprio senso della parola. Voi come centro culturale L'Orsa Maggiore avete svolto altre attività e soprattutto altre forme di collaborazione. Una tra tutte che è rimasta anche storica perché è in collaborazione con Save the Children qualche tempo sono dedicata alle mamme che sono vittime di violenza. La violenza su le donne, un argomento che spesso tocchiamo nei nostri programmi. Voi avete fatto dei corsi di formazione per ehm, collocare queste signore che vengono da una realtà napoletana abbastanza nota dal punto di vista anche sociale, che è quella di Soccavo. Prevalentemente le avete formate per ehm, eh, qualificarle come camerieri dei piani degli hotel? La nostra collaborazione e conoscenza con l'AMPA nasce lì, all'interno del progetto Spazio MAM finanziato da Save the Children a supporto delle attività che realizziamo a Viale Traiano 92, quindi nel cuore di una periferia eh, centrale, mi sento di dire, però nello snodo della nostra città. Un gruppo di 20 mamme ha realizzato un percorso formativo finalizzato all'inserimento lavorativo come cameriere agli alberghi. Oggi siamo per quel gruppo di donne nella fase del stage professionale conclusivo del percorso. Anche lì per noi è centrale il lavoro sulla professionalizzazione e la certificazione delle competenze ed il supporto all'inserimento lavorativo. Bene, io la ringrazio a nome di tutti coloro che seguiranno questo servizio perché lei è la testimonial proprio di una cooperativa sociale che si fonda su basi autentiche: quelle dell'inserimento, dell'inclusione, ma anche quella della sconfitta di realtà che spesso dovrebbero essere appannaggio anche di alcuni centri sociali, proprio comunali, eccetera, che in alcune zone d'Italia non vengono praticamente proprio determinate, quantomeno prese in considerazione in maniera veemente, mentre voi dal 1995 ad oggi avete fatto passi da gigante. Mi chiedo ancora che cosa farà l'Orsa Maggiore, ma noi la seguiremo ovviamente con le nostre telecamere. Aspettiamo, grazie. Grazie, grazie alla presidente Angelica Viola. Una squadra di camerieri in livrea impeccabile, devo dire, oggi che è il giorno dell'esame. Maurizio è uno degli aspiranti eh, eh, camerieri. Allora, eh, io sono molto agitato per questi esami. A me piace di stare qua sempre qua. Ogni volta faccio il cammiere, faccio la sala, faccio il, la cucina, mi piace di stare qua oggi, mi piace di stare con la gente anche di, di più. E quello è importantissimo stare con la gente. Io poi ho chiamato camerieri, ma poi in realtà siete assistenti di sala, quindi dovete andare dal cliente e capire che cosa gli piace di più, che cosa vuole offrirgli. E lei poi si chiama Andrew, ho saputo, quindi viene dall'Inghilterra e ha una padronanza con la lingua anche per. Il mio pane inglese. Il mio è inglese quindi. Il mio pane inglese, il mio nome è italiano. E come mai ti è venuta questa eh, come dire, propensione, questa volontà di fare l'assistente di sala? Questa passione? Ce l'hai nel sangue sì, oppure l'hai ereditata? È venuta facendo la scuola a alberghiera. Ah, hai fatto scuola alberghiera? Eh, sì. L'hai fatta qui, alla Glorietta? No, no, l'ho fatta a Capodighino, alla mia scuola. Ok. E qui ti sei formato per fare l'assistente di Sasso. Sì, sì, sì. Ti vedo un po' emozionato, eh? No no. no, no. Fai finta. Mentre Claudio ci segue da quando siamo arrivati e ha seguito anche le fasi iniziali del cosiddetto backstage e sa bene, Andrew, che significa, ovvero la preparazione delle interviste e anche il mio trucco quando ho portato appresso un muratore. Perché... Allora, tu Claudio sei uno molto attento, devo dire, quindi i clienti con te non avranno problemi. No, perché eh, ho fatto la, il, il corso di, di sala e pure alla si può dare di più, eh, anche qui eh, ho fatto il corso di, di sala perché eh, di, ti piace? Sì, pure allegrare e testimoniare di più, Aye. ho fatto anche lì. E I bar, e, mm, la sala, la sala e, mm, che, che mi sono... ti ispira. Ti, ispira. Eh, ti, che ti piace anche un po' la regia televisiva perché ci seguivi nel vario allestimento. Ma vi dispiace un po' oggi, che, come l'ultimo giorno, giorno di scuola distaccarvi dai vostri insegnanti, da tutte queste eh, situazioni che vanno viste no, poi qui ho... a Posillipo. Io ho finito la scuola perché mm, da, da cinque anni ho fatto pure la cucina e mm, la cavaccanti mm, per pe, tre anni ho fatto sala, cucina e ricevimento e il ecco, primo anno ho fatto cucina perché uh, ti, ti attirava, eh, di attira, attirava di più attirava di più e poi dopo sei passato al ricevimento. Mentre so che Andrew, vista la padronanza della lingua, ha aiutato addirittura in una visita regale, è arrivata la principessa Camilla, un anno e mezzo fa, ha fatto il translate, il traduttore. Il traduttore. Eh, sì. è, vero. è vero. Lei parlava in inglese, lei traduceva, faceva le domande. Sì, è vero. Ha aiutato anche la presidente Viola. Benissimo, bene o male, perché poi serve sempre poi la lingua universale, quella dell'inglese. Eh, che vi aspettate domani? Ah, domani mh, aspettiamo che... Domani come futuro? Futuro? Facciamo un'altra, ancora, eh, questa sala, mi piace di farlo. Eh, anche di tutto di più. Se, se Pietro lo fa un'altra volta... Pietro sarebbe l'insegnante. Eh, eh. eh vabbè, allora, eh, sollecitiamo Pietro a che lo faccia eh. un'altra volta. Un cliente ce l'avrete, eh? io tu. fisso. <ride> Grazie. Ad Andrio, Claudio e Maurizio. E speriamo insomma, di vedervi premiati e soprattutto collocati nei giusti posti lavorativi. La presidente dell'Accademia Nazionale Professioni Alberghiere, devo dire tra le più rinomate scuole e albergo di tutta Europa che si occupa di hotelier e ristorazione. Cristina Ciferri, un nome e un volto che ormai i nostri amici telespettatori già conoscono e che è in qualche modo la direttrice, l'organizzatrice dal punto di vista proprio dei tutor, degli insegnanti di questa bella iniziativa che ha preso la cooperativa sociale napoletana L'Orsa Maggiore. Cristina. Credo che ci sia stata anche una certa difficoltà nella Reperire un personale docente specifico per questo tipo di utenza e per questi corsi formativi. Sì, diciamo noi abbiamo selezionato all'interno del nostro staff di formatori della campagna due eccellenze, un executive chef e un FB manager, un METRE, Ivan Paradiso e Pietro Cacciapuoti. Che sono stati chiaramente individuati non solo per le loro competenze, ma soprattutto per la loro capacità di poter comunicare e interagire con un'utenza così vulnerabile ma così delicata, come appunto i ragazzi affetti da disabilità. E devo dire loro hanno eh, studiato insieme a noi un percorso di addestramento e di formazione che eh, in qualche modo è stato mascherato in un percorso di gioco e loro non si sono posti come formatori ma proprio come amici, come padri di famiglia piuttosto che fratelli maggiori ed hanno, sono riusciti in questo modo a, a, a esaltare i punti di forza di questi ragazzi eh, restituendo l'autostima, dando loro fiducia, accompagnandoli però all'acquisizione delle competenze vere, cioè nulla è stato fatto eh, come percorso amatoriale, ma assolutamente come un percorso professionalizzante. Tant'è vero che i ragazzi hanno colto l'obiettivo di diventare degli aiuti cuochi, diventare dei camerieri di sala e l'hanno fatto con questa consapevolezza di essere guidati da dei veri maestri. Ecco, molto preparati, soprattutto con questa finalità, che è una finalità etica non indifferente, quindi, non proprio l'insegnante cattedratico, classico, ma proprio colui che in qualche modo è un modo d'esempio anche nell'errore, anche nello sbaglio. Assolutamente, sono stati come dei coach, quindi loro hanno voluto insegnare delle tecniche, delle procedure anche facendo capire l'errore. Quindi hanno, si è creato proprio un feeling umano, no? Pi più Prima che essere discente docente ecco, si è creata un'atmosfera una, un di brigate professionali. E la Bella brigata professionale, e professionale, mi piace. E Credo che sia veramente la prima volta in cui due brigate, la sala e la cucina, abbiano dialogato e analizzato insieme Diciamo le, due aree, le due competenze professionali, quindi i ragazzi di cucina mentre cucinavano venivano poi ehm, in qualche modo seguiti dai ragazzi di sala che servivano i loro piatti e poi hanno mangiato tutti insieme analizzando i, i prodotti, eh, facendo una ricerca anche sul percorso culinario, quindi sono stati due percorsi che sono stati eh, diciamo, seguiti in simbiosi. Io li vedo emozionatissimi perché in questo momento, mentre io la sto intervistando qui con, sullo sfondo questo splendido scorcio del Golfo di Napoli, stanno allestendo quello che sarà il pranzo dell'esame e lei praticamente è tra eh, i giurati, che dovranno, gli esaminatori, che dovranno dare l'ok, ok, il cosiddetto diploma, il pezzo di carta che tanto serve soprattutto a questi ragazzi. Ricordiamo che qui ci sono ragazze che sono affetti da sindrome di Down, di Asperger e quindi l'inclusione, la socializzazione non è cosa da poco, io conoscevo la sua accademia soltanto per formare dei normodotati, dei professionisti aspiranti tali, ma credo che qui ci sono due realtà che fortificano eh? Eh sì, sono due, due realtà molto particolari e delicate. Cioè, noi stiamo lavorando con l'Orsa Maggiore di Napoli da diverso tempo per le aree più vulnerabili, cioè per le utenze che hanno delle, sia disabilità come in questo caso, ma anche una vulnerabilità. Ricordo che abbiamo seguito un percorso per giovani mamme vittime della violenza domestica, quindi le abbiamo in qualche modo aiutate a rintegrarsi nel mondo del lavoro con dei percorsi come cameriere di sala. In questo specifico caso abbiamo dovuto lavorare soprattutto sugli aspetti emotivi. Di questi ragazzi sulla loro sensibilità, però devo dire è stato un, un progetto che ha restituito tantissimo a noi, questo è una cosa da sottolineare, cioè abbiamo fatto vivere la, la vulnerabilità e la disabilità come normalità e loro hanno, non hanno mai in un, nessun momento percepito il loro disagio. Questo è un messaggio forte che noi dobbiamo dare, cioè laddove eh, il preconcetto eh, di, molta, di molta opinione pubblica verso questo tipologia appunto di problema e eh, anche eh, la barriera per l'inserimento nel mondo del lavorativo invece va assolutamente superata perché loro sono in condizioni di restituire tanto e soprattutto quel mondo di valori eh, e di emozioni che noi abbiamo perso in nome di una falsa e presunta normalità. Sì. Questo è un messaggio importantissimo. Quindi ecco vedere questi ragazzi, impegnarsi e soprattutto acquisire nelle loro limiti, con i loro limiti, delle competenze che potranno spendere, non tutti sicuramente ma alcuni di loro potranno sicuramente osare di entrare nel mondo del lavoro. Stanno nascendo, questa è una cosa molto bella, i cosiddetti hotel etici, alberghi etici che proprio Ce nascono è anche uno a Roma. Che è anche una Roma che aprirà tra qualche mese, che proprio nascono per in, inserire questi giovani, cioè per agevolare il rinserimento dei giovani con, questi, con queste vulnerabilità, con queste disabilità nel mondo del lavoro. E ci sono esempi già conclamati di ristoranti gestiti totalmente da Ragazzi, down, eh, e credo che anche per loro, per questi nostri allievi di Napoli, ci possano essere delle opportunità importanti. E questo è fondamentale, visto e considerato che, in un momento dove c'è una sorta di fuoco mirato verso anche eh, quella che è il cosiddetto ex ufficio di collocamento centro per l'impiego, per i cosiddetti presunti normali, lei ha detto una frase veramente la presunzione di essere definiti normali, che poi abbatte in qualche modo le emozioni. Qui abbiamo veramente vissuto, siete voi nell'aria l'emozione di questi ragazzi. Quindi voi vi sostituite per certi versi a quelli che sono i, i corsi di formazione che dovrebbero collocare le persone così in generale, ma soprattutto a, a alcuni servizi sociali che in altre zone d'Italia o alcune zone d'Italia sono un po' carenti. Sì, ehm, questi sono percorsi di accompagnamento, è importante sottolineare questo, noi accompagniamo attraverso l'acquisizione delle competenze i giovani nel mondo del lavoro, eh, nel, caso, nel caso specifico eh, non, solo, eh, non sarà questo il fi, la fine del percorso ma ci saranno adesso degli stage che noi cercheremo di realizzare insieme all'Orsa Maggiore in aziende disponibili a, a seguire a, tramite dei tutoraggi i ragazzi nell'ambiente cucina o in sala. E sì, mm, vorremmo anche dare un altro messaggio che si può fare tanto con poco. Cioè questo è un progetto che poi non ha avuto grossi, eh, grossi costi, anche se è stato finanziato dall dalla Fondazione San Zeno di Verona. Già eh, è importante che ci sia la sensibilità di chi eh, sostenga questo tipo di progetto, però la dimostrazione è che con poco si può fare tanto. I costi della formazione poi possono essere contenuti in nome della qualità. Beh, Proprio da sottolineare, contenuti in nome della qualità. Noi ringraziamo l'Accademia Nazionale Professione Alberghiere che ci ha fatto conoscere questo altro aspetto di grossa valenza sociale. Seguiremo non soltanto i momenti della premiazione ma anche tutte quante le altre realtà formative come fate per le cosiddette eh, categorie eh, vulnerabili di persone non soltanto giovani ma anche meno giovani che state adulti che state ovviamente approntando e diramando in tutta Italia. Grazie, Grazie. a nome di tutti Cristina Ciferri. perché voi fate un doppio lavoro, quello della formazione globale, ma anche quello dell'inserimento, dell'inclusione sociale. Abbiamo l'assessore Chiara Marciani, assessore alle pari opportunità e alla formazione della regione Campania. Benvenuta a questa bella realtà che non soltanto è Posillipo, la conoscono tutti, ma anche che è questa, questo centro polivalente, La Glorietta. Quindi lei è proprio un po' il fiore all'occhiello di questa bella manifestazione organizzata dall'Orsa Maggiore ma anche dall'Ampa. Sì, oggi è una giornata speciale molto importante per i tanti ragazzi che sono coinvolti in questo progetto e la regione, come dire, ha voluto partecipare a questo progetto eh, con una sperimentazione che noi stiamo portando avanti, che è la certificazione delle competenze acquisite in una maniera diversa dal solito e quindi il nostro obiettivo è poter dare poi eh, alla fine di questo percorso formativo una qualifica a questi ragazzi e quindi siamo molto contenti appunto di poter prendere parte a questo corso che è un'occasione importante per i tanti ragazzi. Le faccio una domanda scontata apparentemente, in un momento come questo in Italia, particolarmente non facile proprio per renderci tutto quanto in maniera molto più soft, molto più eufemistica, come dicono quelli che parlano bene, nella collocazione lavorativa e nell'inclusione sociale nel mondo del lavoro. L'inclusione di questi ragazzi che partono da un gradino più basso non è ancora più difficoltosa, Assessore. Beh sicuramente non solo per loro, ma sono tanti i progetti eh, e, e le persone che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, Perso, penso anche alle donne, ad esempio, che molto spesso perdono il lavoro e hanno difficoltà a rientrare. Però io credo che proprio con piccoli progetti come questo e non con grandi progetti che casomai rendono anche più difficile l'inclusione, che noi riusciamo ad avere effetti reali e concreti nel nostro territorio. In una classifica nazionale, visto che con Sky ci vediamo un po' in tutta Italia, la Campania a livello proprio di inclusione nel mondo lavorativo di classi svantaggiate o meno svantaggiate, che posizione ha? Beh, purtroppo anche il numero dei giovani cosiddetti net, quindi giovani che non studiano, che non lavorano, che scoraggiati. Possono... Esatto, eh. che non cercano occupazione purtroppo è ancora molto alto. Però sono tante le iniziative che noi stiamo facendo, formando, su, mh, con una formazione anche in questo caso, che non deve essere generalizzata e standardizzata, ma deve tener conto di quelle che sono anche le peculiarità del nostro territorio. Lei prima faceva riferimento a questo panorama splendido che abbiamo. Direi unico. Esatto, e quindi dobbiamo anche cercare occupazione che possa valorizzare e venire in a queste che sono le nostre peculiarità, le nostre eccellenze. Non dobbiamo fare tutti lo stesso mestiere, insomma. Bene, qui in questo centro polivalente, in questa villa, la Gloriette, che è una villa che è stata peraltro confiscata alla criminalità organizzata. È nato questo centro che opera da, eh, dagli anni 90, dal 1995 e qui si è tenuto sempre con legida dell'Accademia Nazionale Professioni e Alberghiere, con la cooperativa sociale L'Orsa Maggiore, un corso di formazione anche per donne maltrattate dagli uomini. Noi siamo molto sensibili. A questi, a questi argomenti, anche il nostro editore Franco Lattanzi li tocca in diverse trasmissioni, quindi voi avete proprio dato adito a questa sorta proprio di eh, come dire, estromissione dall'inferno. Sì, noi mh, con tutta la Giunta stiamo lavorando molto sul tema della violenza contro le donne, anche perché purtroppo la Regione Campania è la seconda in Italia per numeri di femminicidio. E vogliamo quindi sostenere in tutte le maniere possibili le donne che hanno purtroppo, la, a, a, come dire, si trovano ad avere uh, violenza nella loro vita. E quindi non solo le sosteniamo dal punto di vista uh, psicologico e legale tramite centri antiviolenza, ma abbiamo mh, portato avanti un progetto che si chiama Svolte. Che anche dal Svolte? Non... Svolte? Svolte. Svolte. Dare proprio una svolta a quella che era la vita eh, precedente, quindi una vita di violenza, offrendo loro un lavoro. Molto spesso le donne, appunto, come era il caso in questo, di questo progetto, non avendo un lavoro hanno anche difficoltà a denunciare perché non hanno un'autonomia per loro e per i loro figli. E quindi noi offriamo un lavoro retribuito alla regione Campania con un investimento di 3 milioni di euro, quindi risorse importanti, proprio per sostenere quelle che sono e purtroppo sono tante le vittime di violenza nella nostra regione. Questa è un'iniziativa davvero lodevole, peraltro lei parlava di piccoli progetti che però sono grandi per quanto riguarda quella che l'estensione non soltanto delle persone interessate ma anche della, delle finalità che vengono poi perseguite. E non a caso questo progetto si chiama La Casa dell'Autonomia. Io credo che l'autonomia sia qualcosa di importante non solo quella economica ma anche quella mentale. pure una donna che, fa parte, che ha un incarico così importante in una regione importante d'Italia come la Campania, credo che è un po' in qualche modo per segue passi da lei già no? eh, fatti a suo tempo. Sì, no, no, no. questo appunto, è un tema sicuramente importante, ma poi eh, devo dire è, è bello poter sostenere ed essere vicini a progetti come quello di oggi. Eh, cerco di, di incontrarli e di sostenerli perché poi avere anche dei suggerimenti da chi tutti i giorni ha lavoro su queste tematiche è sicuramente importante eh, per mettere avanti e per poter realizzare dei progetti che siano realmente efficaci. Bene, noi ringraziamo Chiara Marciani che è stata così brava perché nell'intervista non ha guardato mai in macchina ma l'ha intervistato e quindi anche la grammatica di immagini l'ha in qualche modo rispettata rispetto ai nostri parlamentari che ormai sono abituati a centrare l'obiettivo. Grazie Assessore Marciani. Buona giornata. Grazie. grazie. This kid who got into an accident And caught at come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when my cousin smashed his soul Ospiti della cooperativa sociale Orsa Maggiore abbiamo uno degli esponenti che è Gianluca Bove. Grazie Gianluca, grazie, abbiamo detto anche alla presidente Viola per averci ospitato e averci ospitati anche davanti a questo particolare morale. Sora uno che non sa come me arriva qui, ospite vostro e guarda un'opera così che è abbastanza indistinta, promiscua, ma quest'opera ha un significato. Ricordiamo che la residenza il centro polivalente La Gloriette è stato confiscato alla Camorra. Quindi eh, qui c'è una storia che non è proprio una storia architettonica piacevole. Gianluca ce ne parli. Salve. Allora, qui abbiamo, abbiamo questi due serpenti che rappresentano la mafia e la camorra, che sono le due organizzazioni a cui Michele Zazza apparteneva, e quindi questo era appunto un motivo di vanto per poter appartenere a queste due associazioni. Se ci cioè, spostiamo un po' di qui, invece, abbiamo un pavone che rappresenta quindi lo sfarzo, l'eleganza. Facciamo vedere il pavone. Questo è il pavone, e come si può notare, nella coda del pavone ci sono questi occhi che rappresentano quindi il controllo, il potere, tutti questi occhi, quindi il controllo, mentre Altra parte del murale. Mi scusi, Michele Zazza è stato il committente o l'autore esecutore? No, Michele Zazza è stato il committente perché questa era la sua proprietà purtroppo non sappiamo da chi è stata realizzata quest'opera d'arte che voi avete ovviamente no. trovato qui. Noi abbiamo trovato qui abbiamo scelto di conservare perché comunque quello che è questo posto è oggi è importante anche per quello che è stato perché è un posto ridato alla società, qui avvengono diversi percorsi di alternanza scuola, lavoro diversi porno sulla legalità quindi le scuole che vengono abbiamo scelto appunto di conservare questo murales perché crediamo che sia un valore aggiunto, la vecchia gestione su quello che era. Ecco, la chiosa della simbologia, eh, chi gliela ha data? Perché non è facile arrivare ad una cosa simile. La simbologia ci è stata data dalla polizia nel momento in cui è stato affidato il bene, sono stati fatti degli studi e la polizia ci ha spiegato queste simbologie che sono proprie della criminalità organizzata. Quindi simboli specifici della criminalità organizzata? Sì. Qui vediamo la testa di una, cioè il corpo di una donna senza testa, che invece rappresenta appunto la figura della donna che doveva soltanto procreare e quindi portare avanti la famiglia, che è mantenuta da una mano che si vede qui. Che è la mano gli artigli? Mare, quindi è proprio il controllo sulla donna. Poi abbiamo un Vesuvio che invece rappresenta il radicamento sul territorio con delle radici che escono dal terreno e quindi il radicamento sul territorio. E poi, Questa è una testa equina? Sì esattamente, una testa di cavallo che ci hanno detto essere un altro simbolo proprio della criminalità organizzata. Questo, Quando non abbiamo avuto il bene questo murale si era ricoperto da una parete di cartongesso e Facendo i lavori è emerso poi quest'opera d'arte. Che come vi spiegavo prima, abbiamo deciso di conservare. Ci sono anche queste sfere che si vedono qui al centro. Che al momento stiamo ancora studiando perché ci hanno detto essere proprio dei simboli della massoneria. Questi sono quello che per il momento ci è stato spiegato: è un tipo di massoneria perché i simboli della massoneria sono sì, molteplici. Ancora, vi ho detto, queste sfere al centro sono ancora in fase di studio. Quindi al momento non ci è stato detto ancora. opzioni ancora essere. ufficiose. Esattamente. Bene, noi ringraziamo Gianluca Bove che fa parte ormai da quanti anni è stata confiscata è eh, la glorietta. La parte operativa nel 2010. Dopo una serie di vicituti in burocratica, abbiamo iniziato a pieno regime le attività del 2013. Quindi ormai sono cinque anni che siamo qui tutti i giorni con i ragazzi. Bene, e fate un gran bel servizio a questi ragazzi, come abbiamo ben visto. Grazie a Gianluca Bove. Grazie, grazie, buone cose. Un grande lavoro che ha effettuato l'Accademia Nazionale Professione Alberghiera è stato quello di selezionare i cosiddetti tutor, i maestri insegnanti di questi ragazzi. Qui abbiamo il maestro al femminile, la maestra, la tutor, come si suol dire, di quello che riguarda la cucina, la signora Bianca Ambrosi De Magistris. Domanda conseguenziale, è parente del sindaco di Napoli? No, no, no. Non è parente del sindaco di Napoli, però è stata l'insegnante per questi otto mesi, nove mesi di scuola eh, di cucina di questi ragazzi. Quindi anche a lei la domanda di questa empatia che c'è stata tra voi ragazzi, perché voi siete stati selezionati con dei requisiti particolari. Quali sono questi requisiti? No, eh beh, sicuramente c'è la sincronia e la, la complicità in questi, in questi lavori. Io sono qui sempre, non solo in questi otto mesi di, in cui l'AMPA ha dato la possibilità a questi ragazzi di formarsi. Io sono nel quotidiano, faccio con loro, ogni giorno mi occupo della loro mensa, insieme a loro prepariamo quello che poi giorno per giorno mangiano. Mangiamo insieme. La Presidente Ciferri mi ha parlato di esempi di vita più che di questo rapporto che c'è insegnante con ragazzi, quindi una sorta proprio di amalgama con loro, certo. di malgama e, di, e praticamente guida esperienziale. Certo, no, no, per noi per quanto riguarda me ovviamente qua per, io la considero una seconda casa, spesso si confonde quello che è una, una sorta di scuola e la casa, cioè la mia seconda casa come la seconda casa dei ragazzi, per cui diventa veramente un'attività. Un Atmosfera, una, una casa sociale come. Giustamente giusto, ci suggerisce Claudio. Ci succe, il nostro ospite onnipresente di tutte le interviste oggi. Sì, sì, diventa un po' una, 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 una continuità della nostra vita, sia nostra che dei ragazzi. Lei nella vita ah, ha sempre fatto il mestiere ho di cuoca? Fatto, sì, ho sempre fatto la chef da 33 anni. Ho ho sottovalutata, sotto ma demansionata, <ride> cuoca? No, no, io sono chef da tanti tanti anni. Lei è chef ormai da molti anni, lei lavora in un ristorante qui a Napoli. Io lavoro come catering per privati e da qualche anno ho avuto questa bellissima possibilità di lavorare con questi ragazzi. Sì, è stata un'esperienza straordinaria perché... Unica. Unica, unica. unica. Devo dire unica in positivo ovviamente, perché è veramente una, quello che, come diceva prima la dottoressa Ciferri, quello che insegnano loro è quasi più di quello che insegniamo noi a loro. Apprendere più che insegnare, sì, ma sì. mi dicevano anche che sono nate anche delle storie sentimentali tra certo. i componenti <ride> del corso. Sì, c'è anche questo. Ci sta ovviamente come in qualunque ambiente poi nascono delle simpatie che vanno oltre ed è molto bello. Molto bello che abbiano queste possibilità. Insomma. Bene, con questa nota di tenerezza e con un Claudio che vuole in qualche modo rubare la scena, noi gliela cediamo tranquillamente, ringraziandomi insieme alla maestra, maestro, come si suol dire, Bianca Ambrosi De Magistris, Claudio, com'è il tuo cognome? Marconi. Marconi. Marconi, Marconi e Federica, che fa di cognome? Raimondi. Raimondi, insieme al nostro amico che abbiamo già visto, Maurizio. 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 Vi salutiamo qui dal Centro Polivalente La Glorietta di Napoli. Buonasera. Buonasera. A conclusione di questa meravigliosa giornata, dopo aver premiato, visti i premiati e vista la soddisfazione empatica che hanno diffuso questi ragazzi di questo corso formativo sia per aiuto cuoco che per camerieri di sala, conosciamo uno dei maestri, uno degli insegnanti che peraltro so e anche un impiegato presso la premiata pasticceria Scaturchio di Napoli. E' chi... Antica, pasticceria, antica pasticceria premiata anche da me perché come si vede <ride> dal physique di Roll faccio Apprezzo un po' la tournée di tutte quante le pasticcerie. Ci abbiamo pure Claudio che ormai è diventato un nostro collaboratore. Avete fatto una, una sorta proprio di... Scultura in babà rum eh, raffigurante il Vesuvio ed era un peccato in mangiarla. In Ci sembrava indicato insomma, in questa location dove abbiamo alle spalle il nostro Vesuvio, quindi riprodurlo. Eh, il progetto prettamente campano, quindi insomma il Vesuvio è, la, insomma, è la, la massima manifestazione per questa cosa. Bene, oltre ad averci regalato questa bellissima scultura e anche questi dolcetti particolari che hanno eh, fatto un po' da prologo alla premiazione finale, parliamo invece di questa esperienza che lei ha avuto quest'anno. Lei è un metro, quindi ha insegnato l'attività di ricevimento in sala, di accoglimento e anche di servizio nei confronti dei clienti a questi ragazzi. Che avventura è stata per lei, Cacciapoti? È stata una bellissima avventura, sicuramente, dalla quale ne esco arricchito. Eh, io penso che da ognuno di noi si possa imparare qualcosa, da questi ragazzi ho imparato la semplicità e... nell'affrontare le difficoltà giornaliere, insomma, ne esco arricchito sicuramente, sono contento, eh, soprattutto se sono riuscito a trasferire a loro qualcosa. Li vedo contenti lì con la divisa di sala addosso, la divisa di cameriere. Tanti anche protagonisti perché, quando venivano lì, vedevano quando, come noi mangiavamo e facevano anche indagini se le pietanze erano buone, cosa che fanno generalmente coloro che si occupano di cucina, di ristorazione. <ride> è vero, è vero. Solo chi si interessa realmente del cliente, chiedere se c'è un, uh, un feedback positivo o meno. Insomma. Ripeterà questa esperienza, Cacciapoti? Me lo auguro, sicuramente. Eh, siamo in procinto di organizzare un secondo step di questo corso. Vediamo. Sempre qui al Centro Polivalente della Glorietta con, esatto, dove siamo ospitati, sulla collinetta di Posillipo. In attesa di un vostro nuovo anno accademico, chiamiamolo così, noi intanto ci rifocilliamo do babarum, come Vesuvio. E mi sembra, faccia i complimenti alla pasticceria Scaturchio, come si dice? Scaturchio a Napoli. Scaturchio. Scaturchio. Ah, a Scaturchio, grazie. <ride> Che dire, una giornata meravigliosa, non soltanto con questo ambient che c'è alle nostre spalle del Golfo Partenopeo e del Vesuvio, e anche se a malapena intravede Capri, ma abbiamo purtroppo una leggera foschia quest'oggi giornata splendida perché abbiamo vissuto l'emozione di che ci hanno regalato questi ragazzi Cristina, quindi un esperimento straordinariamente riuscito. Sì, straordinariamente riuscito, commovente, emozionante, un po' una commozione condivisa da tutti i partecipanti, autorità, stampa e soprattutto gli operatori del settore, non di meno le famiglie che ci hanno raggiunti alla fine dell'evento proprio perché come dicevamo all'inizio per evitare delle forti emozioni le famiglie sono arrivate al momento del brindisi e della consiglia degli attestati. È stata veramente un'esperienza toccante, i ragazzi si sono comportati divinamente hanno rappresentato due brigate perfette di cucina e di sala, ci hanno servito un pranzo stellato e proprio perché per rimanere in tema di questo stellato vorrei appunto ricordare che c'è stata una sorpresa straordinaria durante il pranzo si è collocato con noi via Skype lo chef Filippo Navantia da Milano e ha salutato i ragazzi ha dato gli auguri ha fatto gli auguri al loro, al loro futuro professionale e ha promesso una cosa straordinaria che verrà a settembre tra settembre e ottobre a Napoli per passare un'intera giornata con loro e cucineranno insieme è una questo è meraviglioso eh sì è talmente bello che ci siamo immediatamente agganciati a questa promessa per cercare di realizzare un evento proprio in occasione della sua venuta e fare un evento qui in questa splendida sede dove lo chef cucinerà insieme ai ragazzi e avremo del tanti tanti ospiti. E quindi hai già dato l'appuntamento, eh? hai fatto sì, tutto tu io dico, dico di sì, poi <ride> penso che Filippo condividerà, però questa sua promessa può diventare un nostro sogno e quindi chissà che non si realizzi e alcuni sogni si avverano e eh? questi sono sogni molto papabili e molto diretti ed immediati. Noi ringraziamo la presidente dell'Accademia Nazionale Professione Alberghiere Cristina Ciferri, ringraziamo Grazie. anche la cooperativa sociale L'Orsa Maggiore che ci ha ospitati in questo centro polivalente La Glorietta qui sulla collinetta di Posillipo, che dire, davanti a con tanta bellezza anche umana, a me piacerebbe imbarcarmi su un yacht verso Capri e cantarti una sera Maggio. maggio. Perché no? Perché Ma no? Facciamolo, e facciamolo Cristina! Quan se dice si tiene la mente Non sa da fa murino cor amante Tu m'a diciste si na sere macce E m'a tieno curace Once there was this girl who wouldn't go and change with the.